Ciao Luigi, ciao Pacchi. Bene, allora iniziamo questa live. Non so, inizia prima a presentarti tu, dire qualcosa su di te. Ok, non racconterò la mia vita privata proprio nel dettaglio perché il mio canale YouTube non parla della mia vita privata, parla più che altro di alcuni consigli sulla Germania, sulla vita in generale, anche sull'Italia. Dunque, inizierei col dire la mia professione, okay? Cosa Sì. faccio in Germania? Dunque, io sono un musicista e Ok. insomma, per portare più pagnotta a casa sono anche un barista part-time, però chiaramente con questa situazione tutti e due i miei lavori sono stati leggermente troncati, perché anche qui in Sì. Germania i lockdown, insomma, ci sono, magari da quanto ho capito sono meno severi che in Italia. Qui a Berlino almeno non mi posso lamentare più di tanto, non è che siano così severi, non Sì, so, dalle tue parti a Bonn. qui è tutto, cioè dipende molto dalla zona, ecco. Adesso qui a Bonn, ad esempio, per andare dal parrucchiere bisogna avere il test negativo. Sì, no, infatti non so se vedete che i miei capelli non sono proprio messi così a posto, perché anche qui con i parrucchieri non ci si capisce tanto. Cioè, diciamo che devi prendere un appuntamento, da quanto ho capito, ma siccome non è che seguo queste notizie tutti i giorni perché è un po' estenuante la cosa, dunque non ci vado direttamente, me li faccio tagliare da mia moglie, però gli dovrei ricordare di tagliarmeli perché è un po' di tempo, ne è passato. Comunque sia, sì, no, come dicevo, appunto, adesso chiaramente questi due lavori, sia dal punto di vista gastronomico che musicale, sono momenti bui, ma fortunatamente, io non so se è una cosa che è successa solo qui a Berlino, ma diciamo ad aprile 2020 c'è stato un aiuto sostanzioso da parte del governo di Berlino, penso. Non so se a Bonn sia successo, me lo dirai tu, ma insomma, Sì. qui hanno dato ad aprile 2020 minimo 5.000 euro a fondo perduto, e bastava più o meno avere il codice fiscale tedesco. Quindi, ecco, non so se appunto è una Sì, cosa. uno dei requisiti era avere anche dei guadagni nel novembre del 2019, però non rientravo in quei requisiti e quindi non ho ricevuto niente. Ecco, quindi, però sì, effettivamente ci sono stati questi Corona Hilfen che, insomma, soprattutto se avevi un negozio erano sicuramente utili. Sì, no, qui cioè, ad aprile 2020 hanno dato questo che era veramente, era rivolto a tutti, infatti penso che alcuni ne hanno approfittato e sicuramente si sono fatti dare, perché minimo era 5.000 euro, dopo ti davano anche di più, cioè in pratica si fidavano di te basicamente. Sì. Infatti secondo Corona Hilfe dovevi presentare tutti i guadagni del 2019, dunque era molto più difficile prendere questi aiuti. Però insomma, io non mi posso lamentare, è stato, comunque sia, è servito parecchio. Sì. Sì, l'ho detto chiaramente ai miei amici italiani, in Italia so che anche se avevi il ristorante ti davano tipo 2 o 3 mila euro, una tantum. Dunque, da questo punto di vista, Berlino non posso dire niente, cioè, ha fatto, penso, sicuramente poteva fare meglio, sicuramente, ma non mi lamento, dai. Come mai hai deciso di trasferirti a Berlino? Dunque, la mia storia, cioè io non sono partito dall'Italia per la Germania. Diciamo che io in Italia a livello lavorativo, finanziario, economico, cioè, a me ha sempre dato tutto, non posso lamentarmi. Diciamo che tramite la musica nel 2009 ho intrapreso un viaggio in Brasile, dove sono rimasto a vivere a cavallo tra il 2009 e il 2011. A inizio 2011 era febbraio, era carnevale perché io stavo di base, stavo a Rio de Janeiro. Conobbi una ragazza e
e questa ragazza è tedesca, anche se dalle sembianze all'inizio non mi sembrava, però sai, i soliti stereotipi, dopo vieni qua in Germania capisci che ci sono gente di tutti i colori e che è normalissimo. Niente, dunque sono diciamo dal Brasile, poi era aprile 2011, il visto mi stava quasi per scadere in Brasile, allora Sì. avevo due opzioni, o tornare in Italia oppure andare a trovare questa donzella a Berlino. E decisi per la prima opzione perché avevo ancora un po' di budget. Andai a Berlino e niente, dopo ci sposammo. Il piano era stare 2 o 3 mesi a Berlino, chiaramente il programma non è andato come programmato, come pianeggiato. Infatti oramai sono, sì, sono esattamente quasi 10 anni che sto a Berlino. E sì, dunque, come io capisco che molti italiani magari vengono in Germania più per un fattore lavorativo, economico, visto che insomma, dopo stando qui ho capito che comunque sia tipo dal punto di vista lavorativo, la Germania, Berlino, comunque sia tutta la Germania, ho capito che è molto più semplice trovare un lavoro, cioè se tu perdi un lavoro in Germania non è poi così difficile trovarne un altro. Dopo, chiaramente, se si parla di paghe è un'altra cosa. Comunque sia, qui c'è il salario minimo, che più o meno 10 euro lordi l'ora, meno di quello non ti possono dare, più o meno ci vivi Non bene. potrebbero, perché poi ecco, dipende sempre dall'onestà del datore di lavoro. Certo, no, no. Dopo, chiaramente, sì, stando anche qui all'inizio, sì, mi sono affidato, penso come molti, a lavorare in ristoranti italiani. E via dicendo, non sto dicendo che tutti i datori di lavoro di ristorante italiano siano uguali, però insomma ho notato che cercano insomma sempre di fare non i furbetti. Poi vabbè, quando sono arrivato nel 2011 ancora non c'era la paga minima, perché mi sembra che è stata instaurata non so quando. 2015 che è stata introdotta. Esatto, no? Dunque a quei tempi se mi davano una paga misera è perché se lo potevano permettere. Oggigiorno, cioè, tu sai che c'è la paga minima, se uno ti dice ti do 7 euro all'ora, beh, dopodiché affini le tecniche per riconoscere i datori di lavoro che magari cercano di fare furbetti. Sì, che poi anche lì la questione del mini job è comunque interessante, ecco, anche perché è vero che anche se hai un mini job o comunque fai un practicum come tanti che come me, ecco, sono arrivati con una laurea, ecco, io sono arrivata che avevo già la mia laurea e ho iniziato a lavorare qui, ecco, sono arrivata nel 2014. Quindi ecco, no, allora non c'era ancora la questione del salario minimo, però ecco, poi dopo ho visto, lavorando in un'azienda dove c'erano tanti italiani, perché lavoravo in un'azienda che vende online e avevano tanto bisogno di traduttori, ecco, quindi arrivavano ogni 2 o 3 mesi arrivavano anche persone fresche dall'Italia. E ecco, e quindi ecco, poi mi sono dovuto iniziare un po' anche a insomma, a capire come andavano inquadrati, ecco, perché vedevo nell'azienda, anche se erano metà tedeschi e metà italiani, ecco, vedevo che insomma non c'era questa legge sul mini job, sulla paga minima non è stata comunque messa in pratica sempre. Perché sfruttavano poi anche il fatto che se sei uno studente ancora iscritto all'università, tu non hai diritto alla paga minima. Cioè, Questo non lo sapevo, ok. solo chi ha una laurea può e fa un practicum nel proprio settore di studi, allora può avere la paga minima. Però Ah, ok. se è un tirocinio fatto durante lo studio o dopo la laurea, ma in un altro settore rispetto a quello con cui hai studiato, non hai diritto alla paga minima. Diciamo che l'inganno c'è sempre. Sì. No, io, cioè, nel senso, io mi ritengo anche,
fortunato perché mia moglie, essendo tedesca, io capisco che molte menate burocratiche, scusa la parola, ma molte cose, non è che l'ho bypassate, ma diciamo che comunque sia avere un compagno, una compagna del posto sicuramente aiuta, cioè per esempio per trovare un appartamento, cioè, dopo osservandola ho capito che veramente è un casino e mezzo, almeno qui Sì, anche a Berlino, non so, Bonn, ma penso che... qui è molto simile, ecco, anche perché qua c'è ancora c'è il quartiere delle vecchie ambasciate, no? Anche se comunque è decaduta come capitale, non è più la capitale, però comunque ecco, gli affitti sono comunque alti, ecco. Penso Cioè, che Bonn sia anche più anche qui cara. nella zona dove abito io, che è un quartiere residenziale, ci sono, adesso vivo in un quartiere residenziale, la casa, insomma, sono più case, c'è cioè un condominio, ma anziché essere verso l'alto è tutto in orizzontale, no? Perché era una vecchia cascina. E quindi veniva fuori che cioè, ci sono anche degli alloggi che sono in affitto, ecco, li affittano a 1.000 euro senza spese e senza mobili, ecco. 1.000 euro, come si dice qui, CALT, non Sì, so se avete visto. esatto, sì. CALT poi significa, no, senza le bollette. Sì, esatto. Sì, no, qui c'è, cioè, diciamo, Berlino, vabbè che è gigantesca Berlino, dunque, cioè, passi proprio dall'ovest all'est, saranno, non lo so, 40 km, dunque c'è, cioè, proprio... Però, insomma, ho notato che... Tipo l'appartamento dove stiamo noi, cioè se usciamo, che l'abbiamo preso 4 anni fa o 5 anni fa più o meno, cioè usciamo, roba che lo rinnovano poi come fanno di solito, il prezzo penso che schizzi in alto come pochi. Però, insomma, Berlino, ho visto che ricercando sui soliti siti tipo Immobilien Scout 24, no? Ho visto che, insomma, se vai in certe zone che magari non sono così in voga, no? Perché poi Berlino purtroppo, c'è, cioè, il problema che è leggermente in voga, cioè, città di moda, vengono tutti qui, soprattutto quelli che, gli artistoidi, no? E dunque, cioè, ci sono delle zone che veramente, tipo Friedrichshain, non so se tu sei un po' familiare con Berlino. Cioè, conosco perché sono stata a Berlino 2 volte e mio marito anche di Berlino Est. Sì, ah, beh, dunque lui lo sa benissimo. Esatto, Sì. ex Berlino Est, che adesso è una delle zone che sta proprio, che subisce questa cosa della gentrificazione, questo fenomeno. Sono Friedrichshain, Kreuzberg, insomma, i soliti noti, non so, magari chi è familiare con Berlino lo sa. No, lui ha abitato fino agli 8 anni, viveva nella Schönhauser Allee, che adesso è un quartiere che è andato giù molto, ecco, adesso ci sono tanti, tanti immigrati, ecco. Però ricordo che 2 o 3 anni fa, ecco, siamo andati a Berlino perché lui doveva andarci per lavoro e mi ha fatto vedere la zona, ecco, che quando c'era la DDR, ecco, era una zona benestante, ecco. Sì, no, poi c'è un Con le altro problema. scuole c'erano tutti i servizi, ecco. Sì, no, un problema poi sicuramente sia a Berlino, che ho notato, che dico spesso nei video che faccio, che soprattutto penso sia un problema di Berlino, ma insomma, girando la Germania ho visto che anche in altre città grandi, cioè, nel senso, c'è un po' di problema di sporcizia, Sì. leggermente sporca, nel senso... Poi soprattutto nelle giornate di sole, quando magari la gente si riversa nei parchi, no? E Sì. se tu passi il giorno dopo sembra un'apocalisse, c'è, cioè, tutto sporco. Poi vabbè, sì, ho capito, puliscono perché ci passano i netturbini, ma io penso sempre 3 netturbini contro 2.000 deficienti che sporcano. Purtroppo, scusa la parola, ma non possono fare più di tanto, e questo... È un po' la pecca di Berlino, cioè, che ci sono zone veramente che... Non so se a Bonn c'è lo stesso problema, che alcune zone sono
di sasso. Sì, ecco, ci sono delle zone che non sono bellissime. Ecco, qui ad esempio Tannenbusch è un quartiere che ecco, cioè, non è proprio bellissimo, ecco, perché è pieno di immigrati, pieno anche di tante persone con problemi a livello sociale, ecco, quindi insomma, disoccupazione alle stelle. Ma poi dico, cioè io quando vado su questi parchi vedo la gente, cioè, sono un po' tutti cioè, c'è il teenager tedesco magari che lascia lì la robaccia, cioè, Sì. è un po' un problema, non siamo solo noi, no? Gli immigrati che magari portiamo sporcizia, anzi secondo me è 50-50, Sì. metà colpa dei tedeschi, metà colpa dei non tedeschi, diciamola così, perché... Cioè, veramente, no, io vedo l'altra volta, non so, un mese fa stavo camminando, c'era questo ragazzo tedesco davanti a me, butta la cartaccia, me la butta proprio in faccia quasi. Allora, l'ho preso da un orecchio e gli ho detto, guarda, ma che cacchio faccio? Sì. È un po' un problema, sì, della gente. Purtroppo gli ignoranti ci sono ovunque, e la Germania non ne è esente. Da No, questo punto, un difetto della Germania. Che c'è dappertutto, purtroppo. sì. Vedevo che qua nei commenti Marino chiedeva quali sono le zone meno care, ma Marino, a che cosa ti riferisci esattamente? Della Germania in generale o riferito alle nostre città? Mi sa che Marino sì, viene dal mio canale, sì. Ok, mi sa che mi suona familiare. Non so se intende Berlino, no, perché poi ne parlavamo prima sulla chat di Facebook, ne parlavo, chattavamo sui costi degli immobili in Germania, però certo, io per esempio, non so, se vuoi comprare casa in Germania, da quanto ho Sì. capito, cioè, il sud mi sembra più caro del resto, il sud, la Baviera, il Baden-Württemberg, Sì, diciamo sono... quello è senz'altro vero, perché comunque sono le zone più ricche, quindi è ovvio che la gente guadagni di più e quindi anche gli affitti o comunque i prezzi delle case vadano alle stelle. Esatto. Ecco, quindi cioè, quello che conviene fare, ecco, che consiglio sempre a tutti, è quello di dire non vado nelle grandi città, ma vado nei paesini intorno, ecco, perché hai la possibilità insomma, di prendere una casa in modo che sia allo stesso tempo non troppo distante dalla città e quindi avere ancora abbastanza servizi, ma allo stesso tempo anche di non spendere delle fortune, ecco. No, poi penso che, non so, la zona di Bonn sicuramente, cioè, essendo una serie di città, una attaccata all'altra, penso che cioè, Dortmund, Düsseldorf, Colonia, più o meno Colonia, cioè, nel senso, mi sembra che come zona rispetto a Berlino, tipo, cioè, intorno a Berlino, il Brandeburgo, a parte proprio le zone attaccate a Berlino, cioè, ma se vai tipo, più vai verso il confine polacco, è proprio... Lì costano veramente poco le case, cioè, ho visto dei prezzi proprio, vabbè, sono case decadenti in alcuni casi, cioè le devi ristrutturare, però tipo 10.000 euro, roba del genere. Però sì, appunto, il Brandeburgo non è che sia proprio lo stato federale più ricco della Germania, anzi, andandoci mi sembra l'opposto. Adesso mettere, che arriva la Tesla, cioè, probabilmente insomma qualcosa cambierà, ecco. No, poi ancora ci sono le zone turistiche anche del Brandeburgo, c'è cioè lo Spree, la zona, come si Sì. chiama? Spreewald, sì. Quello per carità è turistico, dunque magari la cittadina è tenuta tutta per bene, ci sono alcuni punti anche del Brandeburgo che comunque non sono a buon mercato, ma se io penso il Brandeburgo in generale non, a prezzi, se proprio, cioè se hai la fortuna di lavorare tipo telelavoro, puoi stare dove ti pare. Più o meno sì, ecco perché cioè dipende, vedevo anche guardando la televisione, ecco, vedevo che ci sono delle zone dove la connessione a internet non è proprio lineare, ecco. Ah, sì, qui tocchiamo un altro tasto dolente un po' della Germania, che è internet. Non so tu come la pensi, ma secondo me, almeno per mia esperienza, l'internet in Italia è molto più conveniente, costi più bassi e più veloci. Adesso Sì. non so
se dalle tue parti anche era così, cioè qui in Germania quello che avrei in Italia lo pago più o meno il doppio a Sì. livello. Cioè, dipende sempre tanto da quello di cui hai bisogno. Ecco, se, insomma, per cose normali, ecco, quindi un gigabyte di internet sul telefono, solitamente sì, forse conviene di più qua che non in Italia. Però se vai sui pacchetti grandi, quindi da 60, 50-60 gigabyte, non credo, ecco, che sia proprio così tanto conveniente qua. No, infatti, perché io ho un telefono italiano, ho un numero italiano, ho Sì. 100 giga in Italia, cioè 100 giga. Vabbè, SMS illimitati, chiamate illimitate, 6 giga all'estero, cioè dentro l'Unione Europea, e pago 10 euro al mese. Io penso 100 giga in Germania, ma pagheresti che 25 euro al mese, un contratto fisso. Sì. Dunque, spezziamo una lancia sull'internet a favore dell'Italia. Niente, poi Luigi chiedeva com'è la situazione del coronavirus in Germania. Si riapre dopo il 18, però dobbiamo aspettarci nuove restrizioni. Che qui tema caldo perché Solo Dio lo sa. adesso. Penso che solo Dio lo sa quando si Sì, riapre. esatto. Qui stanno pensando anche di fare un cosiddetto Brücken Lockdown, quindi di chiudere completamente tutto, quindi di chiudere insomma, praticamente tutto, fare anche il divieto di uscita anche di giorno per 3 settimane, in modo tale che insomma, si abbia la possibilità di vaccinare più persone. Questo a livello cioè, a livello L'ha proposto Armin Laschet, che è il ministro presidente, il presidente dei ministri qua in Nervé, però cioè, sentivo che era anche un'idea a livello nazionale, però non si sa né come né quando né se avverrà, ecco, qui ancora sapete tutto che in un limbo. no, esatto, sono tutte. Cioè, più o meno da questo punto di vista dell'informazione stiamo come in Italia o come in tutto il mondo, si capisce che alla fine è un virus, non lo vedi, chi lo sa come si comporta. Siamo un po', stiamo vivendo momenti abbastanza imprevedibili, no? Ma io se penso, soprattutto io parlo di Berlino, no? Perché mi Sì. sembra che, no, non è che mi sembra, è così, cioè qui la gente queste cose non le prende tanto, tanto bene, perché è un po' una città tipo sinistroide Berlino, cioè ci sono molta gente che protestano, magari anche se non ce n'è motivo, però magari di questi tempi motivi ne hanno. E, insomma, mi ricordo che ci furono episodi di gente che protestava, che magari bruciava le macchine, insomma, faceva cose abbastanza estreme. E non lo so, io stando qui, vedendo che magari, che ne so, dentro i mezzi di trasporto devi portare la mascherina FFP2, mi sembra si chiama, Sì, esatto. che è obbligatoria, ma c'è tanta gente che oggi, per esempio, ho preso i mezzi di trasporto, ho preso l'S-Bahn e c'erano due senza mascherina e c'erano i controllori lì che non dicevano niente. Cioè, allora, so, Berlino mi sembra un po'... Sì, poi lo dicono che non è la Germania da questo punto di vista, è vero, cioè è molto una città caotica, sporca, cioè non è proprio, cioè se ti piace lo stereotipo della Germania io non verrei a Berlino, cioè, ci verrei perché è buono che magari se non conosci il tedesco, qui con l'inglese ci vivi tranquillamente, ci lavori tranquillamente, allora come magari come cancello di entrata per la Germania. Può darsi che è una cosa un po' più meno shock culturale, forse può andare, ma insomma, a lungo termine. A lungo termine bisogna imparare il tedesco. Sì, ma soprattutto, cioè, no, non lo so se. Cioè, io vedendo il trend qui a Berlino, secondo me sta andando un po' fuori controllo la situazione qui. Cioè, non so, Perché?
Non lo so, è appunto perché cioè, c'è sempre più gente. Sempre più gente significa che ci sono sempre più sicuramente situazioni dove la gente è sporca, cioè, sempre più ignoranti che magari si trasferiscono in città. E non so, cioè io lo vedo, ogni anno mi sembra sempre più sporca questa città, cioè, non lo so. Ogni volta che esco, soprattutto durante, mi ricordo appena scoppiarono questi casini, aprile 2020, cioè c'era un lasso di tempo che io penso i netturbini non lavorassero a Berlino perché era di una sporcizia allucinante. Cioè, uscivi di casa ogni volta sembrava di stare in un film apocalittico. E sì, no, infatti leggevo che non ero l'unico che l'aveva notato, cioè leggevo altra gente post su Facebook, cose varie, e effettivamente cioè, è stata una cosa dove tutta la città di Berlino, penso, i netturbini non lavorasse. E sì, comunque sì, non ci sono chiaramente solo lati negativi a Berlino, come ho detto, che sembra che poi è tutto negativo, no, sicuramente dal punto di vista lavorativo. È pieno di lavori Berlino, soprattutto non devi parlare il tedesco, dunque se non sai bene il tedesco qui con l'inglese ci vivi tranquillamente, chiaro, se lavori, se fai la cancelliera tedesca, no, ci vuole il tedesco, ma se lavori come, non so, per tutte queste start-up che ci sono qui dove parli inglese solamente, oppure ci sono anche tanti bar qui a Berlino dove il personale si rifiuta categoricamente di parlare tedesco. Cioè, parlano solo inglese. Questa penso sia una cosa solo, una realtà di Berlino. Non so se a Bonn succede, ma qui entri nei Ma bar. qualcuno nel centro città c'è anche qualche bar che dice prendo uno straniero che parla inglese per i turisti, però non credo che sia la norma, ecco. Sì. Qua ecco, il turismo ce n'era tanto perché c'è la casa di Beethoven, ogni anno c'era la Beethoven Fest e quindi i turisti ne arrivavano, però ecco, anche in centro città, che io sappia, in bar parlano tutti tedesco, ecco, poi magari se c'è il turista, poi magari gli parlano anche in inglese, però sostanzialmente cioè, non solo dico esclusivamente l'inglese, ecco. Perché qui ci sono proprio, c'è una grande comunità, ho notato di Kiwi, quelli della Nuova Zelanda, gli australiani, americani che vengono qui, statunitensi, scusa, e che in pratica aprono bar dove dicono al personale di non parlare tedesco, ma veramente, cioè, è così. All'inizio c'ero rimasto anch'io, cioè, avevo sentito che Berlino era internazionale, ma insomma, pensavo fino a questo punto tipo di odiare proprio la lingua tedesca. Cioè, diciamo che queste cose sono circoscritte ai centri di Berlino, poi appena esci nelle zone più diciamo più fuori dal ring, perché non so se sai che a Berlino tipo c'è un S-Bahn, c'è un treno che va intorno a Berlino e questo si chiama ring, è tipo l'anello anulare, come si chiama quello a Roma. Sì. Sì, un treno che va intorno a Berlino e tutto ciò che è dentro questo treno si chiama la zona A, e dunque la zona A sono dove ci sono tutti i distretti più trend, hipster, cose varie. Chiaramente queste realtà sono circoscritte alla zona A. Vai nella zona B, già c'è più, respiri più aria germanica, no? Sì. Vai nella zona C, la zona C è proprio, è già Brandeburgo, dunque, vabbè. Lì proprio. Sei fuori dall'internazionalità completa, eccetto se sei vicino all'aeroporto, perché adesso c'è il nuovo aeroporto che hanno aperto, che sta nella zona C. Tanto bene l'hanno aperto quando tutto è fermo, ma comunque sì. Messo 100 anni per farlo. Sì. Lo aprono adesso, sì. Questa no, è Un po' un'altra come la cosa. stazione di Stoccarda, che anche lì Ma non lo sapevo. sì, Stessa cosa. stessa cosa, sì. Ah, perfetto, dunque anche qui infiltrazioni di chissà che tipo ci sono. Sì, infatti, cioè, ma è comunque un tema interessante, ecco, perché
Adesso non ricordo più quando, ultimamente ho letto, cioè ho visto sempre sulla ZDF, c'era un reportage, l'infiltrazione mafiosa nell'est della Germania, no? Era interessante, no? Perché praticamente diceva che hanno approfittato del fatto che nella Germania Est non c'erano i soldi per ricostruire dopo la guerra, no? Hanno iniziato a investire nella ricostruzione e quindi si sono infiltrati. È interessante questo punto, non lo sapevo, sì, ma sicuramente, cioè, alla fine anche la Germania, come l'Italia, no? Come Sì. quasi tutti i paesi nel mondo, viviamo questo capitalismo. Cioè, Hanno deciso di investire sull'est della Germania perché avevano, cioè, gli dava, a livello strategico, gli dava la possibilità poi, insomma, di venire a contatto con tutto l'est dell'Europa. ah sì, certo. Poi sicuramente adesso, non so se, cioè, c'è anche qui almeno a Berlino, ma penso in tutta la Germania, no? C'è un po' di mafia turca, no? Perché Sì. speriamo che qualche mafioso turco ci stia a sentire. Vabbè, gli facciamo pubblicità, non è che io non ho detto che sono buoni o bravi o sono cattivi, no? Ho detto solo che c'è la mafia turca. Che poi alla fine è mafia tedesca, perché i turchi che sono nati qui sono tedeschi, dunque Sì. la potremmo chiamare, no? La nascita della mafia tedesca, che è nata un bel po' di tempo fa, insomma. Bene, allora rispondiamo un po' alle domande. Ecco, Marino scriveva meglio le piccole città. La risposta dipende tanto da quali sono le tue conoscenze di tedesco, ecco. Perché le piccole città devi tener conto che sicuramente hanno il problema degli affitti è minore perché nessuno vuole andare in un piccolo paese, però devi poi saperti esprimere in tedesco, ecco. Quindi se arrivi dall'Italia e non parli assolutamente nulla di tedesco, non è assolutamente consigliabile, ecco. Sì, no, poi, cioè, ritornando sul tema dei prezzi, cioè delle piccole città, adesso sì, chiaramente faccio l'esempio della Baviera, che vabbè, è uno degli stati più ricchi, mi sembra, insieme al Baden-Württemberg, sono i due più ricchi. Poco Esatto. tempo fa andai a trovare, ho dei parenti vicino, dov'è che sta? Vicino a Monaco, cioè 2 ore da Monaco, ovest di Monaco. Paesotto di 13.000 abitanti, cioè, nel senso, non fa parte di Monaco, dunque diciamo che sta molto lontano, abbastanza lontano da Monaco. Però, visto che i prezzi sono più alti che Berlino, dopo, per carità, sì, la Baviera secondo me è tutta cara, cioè, anche paesotti più piccoli in media rispetto a una città, non so. Rispetto a Berlino mi sembrano tutti più cari. Dunque, sì, dipende forse anche dove la cittadina. Sì, Sì. dipende da dove Ma e io anche dalla prenderei. distanza dal centro più grosso, ecco, perché se vai a 40-50 km dalla città è ovvio che i prezzi sono stracciati. Sì, no, poi chiaramente, cioè, secondo me è meglio fare a stati federali, cioè ci sono alcuni stati federali che ovunque vai, sì, chiaramente c'è più lavoro, penso, ci hanno più industrie, penso, giù al sud, siano tipo un po' la locomotiva, tipo il nord Italia, soltanto che è messo al contrario la Germania, il sud è più ricco, diciamo, di industrie, mi sembra di aver capito, poi io non ci capisco niente, non sono un industriale, Sì. però per quanto ho capito è così, le industrie stanno al sud. Berlino c'è, cioè, le start-up, mi sembra, da quanto ho capito. Dunque, se sei nell'informatica c'è Berlino, se sei nella sezione delle banche c'è Francoforte, se Monaco non lo so, se sei, cosa si fa Monaco? Monaco c'è tantissimo, c'è la BMW, c'è Scusa, le macchine, esatto, sì. E poi ecco, in quattro. linguistica, Monaco e la Baviera, o comunque il Baden-Württemberg, sono buoni perché ci sono
Langenscheidt, c'è la Pons, quindi sono le grandi case editrici di prodotti per il tedesco, sono tutte lì, ecco. Sì, no, io diciamo se vuoi lavorare, certo, devi imparare il tedesco, però anche magari forse se vivi a Monaco, un pochino te la puoi cavare già con l'inglese solo, però meglio, secondo me, a parte Berlino e Francoforte, perché anche Francoforte ho notato che è molto international, però a parte queste due realtà, no, forse a Monaco, a Amburgo, Colonia, forse già devi sapere un po' più il tedesco rispetto a Berlino o Francoforte. Cioè, non lo so, io ogni volta che sono andato a Colonia o a Monaco o a Amburgo l'ho trovati anche molto internazionali e sentivo anche molto inglese, però certo, forse dal punto di vista lavorativo la questione cambia. Sì, comunque qui a Bonn, Colonia, ci sono tantissimi, insomma, tantissimi, cioè, qui a Colonia ci sono tantissimi italiani, ecco. Forse Infatti, se vai nella zona del Duomo, ogni tanto senti anche parlare italiano, però se vuoi lavorare, devi parlare tedesco. allora forse per Marino Bonn è perfetto, c'è tutta Sì. la parte italiana. Rispondiamo un po' alle domande. Allora, i benefici della cittadinanza tedesca. Allora, io non l'ho ancora richiesta perché non ho ancora. Posso dire la mia sulla città? No, perché no, perché mia moglie è metà tedesca e metà della Namibia. Okay, dunque, la Namibia tocchiamo anche una ex colonia tedesca. Dunque, di questa cosa ne capisco un po'. Allora, da qua, il problema, secondo me, poi, di prendere magari una cittadinanza tedesca è che ho notato che i tedeschi hanno sempre qualche problema se hai il doppio passaporto. Cioè, tipo mia moglie che vorrebbe, che ne so, il passaporto della Namibia, gli fanno storie perché puoi avere solo il passaporto tedesco. Adesso non so se. Allora, cioè, il beneficio è che insomma, sei poi integrato a livello legale, ecco, puoi andare a votare per il Land, per il Bundestag, quindi non solo a livello comunale o per le europee, ecco. Però cioè, per averla bisogna avere 8 anni di residenza in Germania, almeno. Se Anni sei. consecutivi, giusto? Cioè, no, se torni, che ne so, se No, fai il Meldung, devono essere consecutivi. No? esatto. Ecco, io adesso non l'ho ancora richiesta perché sono qua dal 2014, quindi sono 7 anni. Cioè, ci sono delle regole per cui se sei sposato con un tedesco dopo 7 anni puoi averla, però cioè, tra 7 anni o 8 anni alla fine non cambia più Vabbè, niente, ecco. un anno. Non è... Però, cioè, nel senso, se vieni, io penso, se vieni dall'Italia, cioè, non lo so se ci sono poi tantissimi bene, cioè, come hai detto tu, sì, ci sono, però, sì, non lo so, perché magari se vieni, se sei extraeuropeo, penso sicuramente ti conviene di più perché, essendo l'Italia dentro l'Unione Europea, comunque sia. No, cioè te la puoi giostrare un po' meglio, un po' più tranquillamente questa cosa. E poi anche, cioè anche un po' una questione personale, ecco, Sì, perché esatto, sì. dipende da quanto ti senti discriminato con la tua cittadinanza italiana. Ah, poi, non so, poi qui secondo me entriamo in un altro discorso, cioè tipo questo non lo so, questa è per mia esperienza, dopo io purtroppo non sono uno a cui piace programmare le cose, cioè diciamo che io imparo le cose tramite la vita più che altro. E quando arrivai, mi ricordo quando arrivai in Germania, io davo per scontato che più o meno fosse come in Italia, tutto, cioè, soprattutto la questione del sistema sanitario, ok? Che secondo me è molto differente dall'Italia. Sì,
No, perché, scusa se magari devi un po' dalla domanda del signore. No, comunque, ecco, se, a proposito, se siete interessati alla questione dell'assicurazione, le assicurazioni, ecco, vi consiglio anche sul mio canale. L'altro giorno ho fatto un'intervista a un broker assicurativo dove parla appunto fa una panoramica delle assicurazioni. Ecco, quindi se vi interessa l'argomento andate sul mio canale e lo trovate. Infatti avevo iniziato a guardarlo, il video, Sì. sì, soltanto che sono argomenti per me abbastanza tosti da seguire. E, sì, no, sicuramente adesso me lo andrò a riguardare, no, perché diciamo che sono rimasto, non scottato, ma insomma, sono rimasto un po', ci ho sbattuto la testa sul muro, sulla questione appunto della sanità. Posso parlare di una mia esperienza, magari forse può servire a qualcuno per non fare lo stesso errore. In pratica, quando era il 2013, ancora era da poco che ero in Germania, 2 anni, e non ero iscritto all'AIRE, cioè l'Associazione Italiani Residenti all'estero, che dovresti fare, mi sa, dopo 1 anno, da quanto ho capito, Sì, o 2 anni. esatto, Che sì. sia. No. Non, esatto, non ero iscritto e non essendo iscritto non ti tagliano basicamente hai ancora accesso alla sanità, alla tessera sanitaria, insomma, al sistema sanitario italiano, se non sei iscritto all'AIRE. E io mi ricordo che nel 2013 ero disoccupato per 3 mesi, una cosa del genere, e io ero bello tranquillo, a quei tempi avevo l'assicurazione AOK. Perché in Germania ne esistono diversi tipi, le più famose sono la TK e la OK. Io avevo la OK e mi ricordo mi mandarono una lettera con su scritto che dovevo pagare gli arretrati. E io ci sono rimasto un po' come gli arretrati. Non mi ero informato, cioè, perché in Italia comunque sia, ho visto che anche se sei disoccupato, comunque sia automaticamente, almeno ai miei tempi, quando ancora ero in Italia, cioè, la tessera sanitaria è sempre lì. Non devi andare nell'ufficio specifico o l'ufficio collocamento a dirgli che sei disoccupato, cioè, è sempre lì. Invece qui ho notato che mi sembra a livello di sistema sanitario, non di ospedali, ospedali sono della Madonna, qui in Germania, dottori della Madonna, prima classe, ma a livello di sistema in sé mi sembra leggermente più burocratico, cioè, non lo so se poi mi Io puoi. ho avuto invece l'impressione opposta, perché cioè, in Italia per scegliere il medico devi andare all'ASL e insomma, farti dare la lista di tutti i medici disponibili. Qui invece non c'è questa cosa, ecco, quindi ti informi su internet un medico nella tua zona, vai lì e imposti Ah no, il certo, biglietto. dopo a livello cioè, di facilità, adesso lo so perché poi io magari vengo da realtà dove tu hai il tuo medico di famiglia dalla nascita e non c'è il problema di andarlo a cercare. Dopo quando vieni qui magari sei, diciamo che sei non nudo, ma insomma, sei esposto a un sistema nuovo, dunque incominci a capire come effettivamente, magari come funziona anche in Italia tramite il sistema tedesco. Cioè, almeno questa è stata la mia impressione, però insomma mi ricordo che insomma, in Italia non ho mai ricevuto una lettera, anche perché non abbiamo assicurazioni sanitarie, c'è solo la mutua, come si chiama, la cassa mutua, è tutto un calderone, invece qui sai che la sanità se ne occupa la TK, la OK, insomma se sei disoccupato magari non vai all'ufficio collocamento, dopo devi pagare gli arretrati di tasca tua. E mi ricordo che fortunatamente a quei tempi ancora avevo la tessera sanitaria italiana, dunque mi è bastato andare lì e presentargli la mia tessera sanitaria, non ho dovuto pagare niente, però so che insomma, praticamente tu devi pagare, nel senso se c'è un lavoro è diviso tra il datore di lavoro e te, una cosa del genere. Sì. Ci sono più step, c'è questo step magari che ti devi ricordare, che magari in Italia non c'è, non lo so. Solo questo, dopo ospedali, dottori, non si può di niente.
No, qua infatti gli ospedali sono veramente ben tenuti, ecco, già anche solo rispetto a Torino, ecco, che non è che, insomma, Torino, il nord in generale sono ben tenuto, ecco, anche in Italia, però in confronto è ancora meglio qua. Sì, no, qui c'è questa catena, se si può chiamare catena di ospedali Vivantes, non so se c'è anche a Bologna. Non sono sicura che sia una catena di ospedali, però comunque. Sì, però sono veramente, cioè, sembra, non so, ultimo grido. E niente, non so se c'è qualche altra domanda, questa forse è un po' diramata, un po' deragliata. Allora, Luigi chiedeva, in Germania esiste un tetto di ore di lavoro oltre il quale non è legale? Io ho sentito di ragazzi che lavorano 12-13 ore al giorno per 6 giorni a settimana, è consentito dalla legge. Allora, ufficialmente è possibile lavorare 8 ore al giorno, se ci sono proprio occasioni estreme in cui il tuo datore di lavoro non può fare altrimenti, puoi lavorare al massimo 10 ore. Però ecco, quello che devi fare è assolutamente le pause. Cioè, dopo 4 ore devi fare una pausa di mezz'ora, Dopo sei almeno ore, mi sembra che mezz'ora. No, se lavori, se, no, ragione, scusa. o 4 o 6 ore comunque sia. Se lavori almeno, no, se lavori almeno 6 ore, hai diritto a mezz'ora di pausa, ecco, così mi sembra. Comunque 4 o 6 ore Sì, giù di dito. e invece se lavori poi proprio 10 ore complete, ecco, devi fare almeno 3 quarti d'ora di pausa. Sì, no, infatti. Cioè che poi, almeno per mia esperienza, io ho notato che qui lavoro meno ore, per mia esperienza, ripeto, e prendo di più rispetto a quante ne facevo in Italia. Cioè Sì. questa cosa, no, qui spezzo una lancia a favore della Germania perché è abbastanza palese la cosa. Dipende dove, chiaramente, se lavori in ristoranti tedeschi o italiani, non importa. Chiaramente il ristorante, essendo aperto tutti i giorni, quasi tutto il giorno, cioè, ahimè, lì magari no. Però ho visto che anche in gastronomia, se lavori con la gente giusta, ti fanno fare le pause, no? Cioè, Sì. comunque sia, c'è gente corretta anche in gastronomia. Sì. Dunque non è proprio, non è circo, cioè, il problema non è solo circoscritto alla gastronomia. Ho No. lavorato in un ristorante con un datore di lavoro tedesco del Baden-Württemberg, faceva ogni 6 ore, mi chiamava, oh, fai la pausa, ok, faccio la pausa. Poi quando c'erano i clienti arrabbiati, ho fatto, no, non ti preoccupare, se sono arrabbiati è problema loro. Ok, perfetto, ti amo. Cioè, dunque, sì, dipende sempre dal datore di lavoro. Sì, comunque 12-13 ore al giorno non è consentito, ma invece è consentito lavorare 6 giorni a settimana, quello sì, Quello sì. perché il sabato è un giorno feriale, non è un giorno festivo. Però c'è da dire che qui in Germania, no? I centri commerciali, quasi tutti i supermercati chiudono la domenica. Sì. La domenica è quasi sempre assicurata di riposo, insomma. Cosa che Sì. in Italia non mi sembra che i supermercati chiudano la domenica, Non almeno più. da dove parto. Diciamo che sì, non è che lavori tanto meno, però un po' meno. Mi sembra anche un ambiente un po' meno stressante da certi punti di vista. Quindi diciamo che sembra meno stressante perché separano molto tra l'orario di lavoro e il dopolavoro, ecco, c'è il famoso Feierabend che è sacro, ecco. Poi mi sembra nelle fabbriche, non so se era una cosa che accadeva solo nel passato, ma mi sembra che in alcune fabbriche addirittura il venerdì smettono alle 1 o alle 3 del pomeriggio, oppure non so Non se. lo so, ecco. Ho sentito dire da alcuni che lavorano nelle fabbriche, queste grandi fabbriche tedesche delle automobili, che
hanno il venerdì, escono alle una. Non so, ecco, solo per sentito dire, non sono un industriale, non lavoro nelle fabbriche. Io, per quanto riguarda la gastronomia, vabbè, per quanto riguarda la musica, vabbè, quello è tutto un altro campo che non fa testo. Non so se c'è qualche altra domanda. Un'altra domanda, sempre di Marino, i benefici di iscriversi all'AIRE. Il beneficio è che puoi ricevere la tua tessera elettorale direttamente a casa, voti con il voto per posta, e poi ecco il diritto a tutti i servizi che avresti diritto in Italia, quindi l'anagrafe, insomma, fare la carta d'identità, la fai in consolato. Passaporto lo puoi rifare in consolato. Lì, esatto. Secondo me il punto forte di iscriversi all'AIRE, vabbè, anche da un punto di vista delle tasse, da quanto ho capito, così eviti doppia tassazione, ma anche dal punto di vista di rifare i documenti, tipo passaporto. Io adesso da poco ho rifatto la carta, la patente, ho fatto quella tedesca, però penso se non Sì. avevo l'AIRE non l'avrei potuta fare. La carta d'identità, insomma, per i documenti è meglio essere iscritti all'AIRE perché sennò ti tocca tornare in Italia e soprattutto, per esempio, in questi tempi tornare in Italia sarebbe un casino. Dunque, se sei iscritto all'AIRE lo puoi fare, non so, a Bonn, per esempio, non so se devi venire per forza qui a Berlino, puoi fare tutto online al consolato, cioè, non so se c'è un consolato italiano un po' dappertutto in Germania, C'è in Sud. un po' dappertutto, ecco, a Berlino avete anche l'ambasciata, però c'è il consolato a Colonia, c'è a Francoforte, a Dortmund, insomma. Puoi usare per fare documenti, puoi usare questi. Sì, puoi usarli lì. Poi bisogna tenere conto che l'efficienza che c'è negli uffici in Germania non la trova il consolato, ecco. Anche se devo dire che con me almeno, non so, passaporto e. Sì, vabbè, che ci ho fatto solo il passaporto, sì, è stato. Pensavo peggio, però sì, certo. Confronto la patente tedesca, l'ho presa in 2 giorni, mi sa, cioè, sono stati straveloci, cioè, nonostante poi anche la burocrazia sia un po' ferma questi giorni per causa di questa situazione, ma nonostante tutto, no, burocrazia tedesca, standing ovation, è tanta, ma è tutto chiaro, cioè, senso, no, non so se tu la Sì, pensi uguale. concordo che è un altro mondo. Sì, esatto. Dunque, l'unica cosa ho visto che c'è un po' il rapporto con i soldi, banconote, hanno un po' il rapporto strano, cioè devi pagare sempre cash, non accettano mai le carte di credito. Accettano di meno, quello è vero, però anche visto che da quando c'è il coronavirus adesso in tanti ti permettono di pagare con il telefono, ecco. Certo, perché se no c'è il contatto. Ah, Sì. E quello dunque. comunque, ecco, vedo anche che hanno molto la concezione di dire faccio un bonifico, ecco. Perché ha anche dei vantaggi fiscali, ecco, ad esempio se viene a farti un lavoro in bianchino, no? E ti fa la ricevuta e fa il pagamento con un bonifico, quindi tutto tracciabile, tu puoi prendere quella ricevuta e scaricarla dalle tasse. Esattamente, sì, no, da questo punto di vista, no, mi ricordo anche per il pagamento di multe, no? Tutto con bonifica, no? Perché ogni volta che prendo la macchina qui, so, in Germania ho notato che quando ci sono i limiti di velocità, cioè, se non li rispetti, sicuramente prendi una multa, quasi sicuramente, ma sono 25 euro, dipende, non sono tanto care come multe, dipende anche da quanto andavi, se andavi 10 km in più. 25, però ho notato che insomma, dove ci sono i limiti di velocità, se non li rispetti, quasi sicuramente ti arriva una multa. Questo non so, è un altro argomento, per carità, ma mi ci hai fatto pensare con questa storia dei bonifici, appunto, come le multe.
Poi Allora. vabbè, è vero che se uno volesse potrebbe anche dire mi compro una casa pagando tutto in contanti, ecco, quello è possibile, però è anche vero che poi devi comunque giustificare da dove hai tutti quei soldi, ecco. Eh sì, e soprattutto con i tedeschi, se non giustifichi, ci stanno molto attenti a questa cosa. Non so se ci sono altre domande. Ci sono? Sembrerebbe di no. Beh, mi sembra, non so se abbiamo più o meno toccato punti, diciamo, vitali, tra virgolette, della Germania, prezzi degli immobili, burocrazia, sporcizia. Dunque. Se pensate di trasferirvi in Germania, ecco, la cosa che vi posso assolutamente consigliare è imparare il tedesco un po' anche mentre siete in Italia, ecco, perché poi se arrivate qua e non sapete nulla, ecco, i rischi sono poi tanti di prendere cantonate di vario tipo. Infatti sono arrivata qua che nonostante conoscessi il tedesco, ho comunque preso delle cantonate sulla casa, ecco. Sì, no, anch'io, cioè, nonostante il mio partner sia tedesco, tanto. E poi ho notato, ma come accade dappertutto, cioè, nel senso, specialmente per quanto riguarda dei fogli burocratici, cioè, sono scritti in un tedesco che neanche mia moglie lo capiva, cioè, in un tedesco, ma come in Italia, quando, non so, Sì. scartoffie burocratiche, cioè, tu sei italiano, parli italiano, ma non ci capisci niente. Sì. Ecco, una cosa che succede anche in Germania, penso succeda ovunque, macchina burocratica. Tu sei insegnante di tedesco, giusto? Sì, io insegno tedesco e adesso sto progettando di fare un videocorso di tedesco per gli italiani, ecco, che vogliono imparare il tedesco, però non hanno il tempo di seguire un corso tradizionale in una scuola di lingue, ecco. E quindi ecco, vi consiglio anche, io il 1º giugno faccio una live dove descriverò quali sono i 4 errori più comuni commessi da chi inizia a studiare tedesco, ecco. Vi lascio qui il link, vi chiedo ecco, di iscrivervi con la vostra email perché il link alla live verrà dato soltanto a chi si sarà iscritto. Questo può interessare a Marino, perché mi sembra che chiedeva di. Fai Ok, lezioni su Skype. sì, lo Ok, perfetto. mettiamo qui in modo che lo vedano. Ecco, Scusa. lì, Avevi studiato cioè, tedesco? chi si iscrive riceverà poi anche la mia newsletter dove insomma, presento varie cose. Ecco, ci saranno anche esercizi per i livelli di ciascuno. E ci saranno offerte e novità del mio blog, chiarascanavino.it. Grazie mille. Scusa, avevi studiato tedesco anche in Italia? Sì, io ho iniziato a studiare tedesco che avevo 14 anni, ero al liceo e ecco, mi è piaciuta tanto questa lingua perché è una lingua molto logica, ecco, perché è come se avessi un set del Lego, no? Ogni mattoncino ha le proprie regole da seguire, ecco, quindi trovo che è una lingua che aiuti molto a ragionare, ecco. No, sì, anch'io mi ricordo, io la studiai un po' al liceo, ma al liceo non mi servì tanto. Ma dopo, quando ero qui a Berlino, l'ho studiato alla Volkshochschule, ho fatto 3 mesi e pur, cioè, tranquillamente lo dico, non sono un grande amante della lingua tedesca, però guarda, devo dire che
cioè, studiarlo mi ha fatto piacere, mi ha dato proprio gusto perché per me è tipo un rebus, cioè, è tutto un po' l'opposto dell'italiano dal punto di vista. E dunque, cioè, quando trovi la soluzione, a me mi faceva sentire proprio bene, cioè, ah, finalmente no, ho trovato. Non è una delle lingue più difficili al mondo, cioè, sicuramente c'è di peggio. No, io ho provato anche a studiare del polacco ed è ancora 10 volte peggio. No, guarda, io, mia madre è della Repubblica Ceca, ok? E, cioè, dunque posso dire che non parlo benissimo ceco, purtroppo, quel problema mio. E mi ricordo, cioè, dal punto di vista grammaticale, ma solo visivo, già capisci che, ok, mi sembra più difficile del tedesco, sicuramente più difficile del tedesco, ha più casi, no? Secondo me, quello che spaventa forse di più la gente sono questi paroloni lunghi che poi altro Sì. non sono che parole appiccicate. Sì. Se li stai a dividere, capisci che vuol dire almeno. Però sì, studiare il tedesco sicuramente per la Germania. Eh Indispensabile. sì, è indispensabile, chiaramente. Anche se, diciamolo pure, anche se vuoi stare a Berlino. Penso, anche se lavori, ok, con la startup che parla solo inglese, però ad un certo punto, no, per non sentirti proprio un pesce fuor d'acqua, Sì. meglio approfondirlo. Non so se c'è altro da aggiungere. Da mia parte no, non so se qualcuno ha ancora delle domande. Sì, io la mia live l'ho finita da Ah, un pezzo. ok. Allora qui non ci sono altre domande, quindi possiamo chiudere la live. È stato Grazie divertente. mille a te dell'intervista. Grazie a te. Pronto? Ok, Vediamo adesso che sì, è ti tornato. faccio un attimo il segnale. E no, grazie a te per avermi avuto. E ci vediamo, magari ci vediamo in futuro. Va bene, sì. Grazie, ciao. Ciao ciao!